Amici del proibito, Wally c'è ed è qui con noi. Signore e signori, Wally Cometa! Vai Wally! Grazie, grazie amici del proibito. Avete mandato a letto i nonni? Sì! No! Io non ce li ho. Come non ce li hai? Li ho persi. Ma dove? A Caporetto. Ma in guerra? No, in una gita. Ah, in una gita? Ma porcicino! Ma gli volete bene voi ai nonni? Sì! Quanto? Tanto! Ma più al nonno o alla nonna? Alla nonna! Anch'io alla nonna. Non è vero. Come non è vero? Ma l'hai detta tu? Ma quando l'ho detto? Quando hai intervistato la zoppa. Tu devi smetterla con questa storia della zoppa, va bene? Non fu colpa mia, ok? Non tirami fuori questa storia della zoppa. Il settore B si fermi. Un ragno! In studio c'era un ragno! C'è un uomo, è uno di noi. Si chiama Emilio Raspani Dandolo, ma noi, per difendere la sua privacy, lo chiameremo Emilio Dandolo Raspani. Vi va bene? No! Chiamiamolo Raspani Emilio Dondolo! Dondolo? No, chiamiamolo soltanto Dondolo. Io lo chiamerei Pepe. Come lo chiameresti tu? Pepe. E perché Pepe? Dimmi perché lo chiameresti Pepe. Era il soprannome della zoppa. Io t'ho già detto che questa storia della zoppa devi lasciarla stare, va bene? Fu un punto nero della mia carriera. Vai, Wally, vai! Ok, se quando va lo decide Wally. Comunque adesso va la, il nostro ospite. Entra se senti che te la senti. Facciamo partire la scheda. Nome Pepe. Professione protettore, età 513 anni. La redazione mi sembra che abbia lavorato in modo quasi impeccabile. Ci deve essere solo stato un piccolo errore di battitura, credo, perché almeno credo, perché noi gente così vecchia qui in studio non ne abbiamo mai avuta. Sto cercando di portare a termine un talk show. Allora, mi corregga se sbaglio, possiamo definirla protettore Pepe con un piccolo errore di battitura? Sì, mi pare che la definizione sia azzeccata, anche indipendentemente dal contesto in cui è inserita. Ecco, lei è protettore, no? Ci ho ben capito. Quindi lei protegge, chi protegge? Bambini, anziani, gente inerme, penso, no? No, 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 io proteggo peripatetiche. Peripatetiche? Ho sempre sentito dire un gran bene delle peripatetiche, proprio. So che sono molto usate nel terziario. Ma io se lo so, lo dico per il pubblico a casa, ma lei cosa intende per peripatetiche? Sono le mignotte, Wally! Ci voleva tanto! Ci voleva tanto, dico io! Lei protegge le zoccole! Lei protegge le zoccole, cosa c'è di male? Cosa c'è di più bello e pulito dell'affetto di una zoccola, mi dico io. Allora, scusi, parliamo di numeri. Allora, lei attualmente quante zoccole protegge? Beh, ne ho 8 a tempo pieno, più la Loredana con contratto di formazione lavoro. La Loredana di Piazzale Loreto? Sì. Lei ha sotto di lei la Loredana di Piazzale... Ma guardi che lei va a dire in giro che è assunta a tempo pieno, eh?
Lei va a dire in giro che... Infatti lei fa la tariffa fissa, lei fa la... Io lo so per certo perché la redazione mi ha detto che la Loredana, le dico, fa la tariffa fissa e va a dire in giro che è assunta a tempo pieno. No, ma è impossibile. Ma che è impossibile? Non so io per certo. C'è stato un... No, c'è stato... Ma Piero, ma cosa hai capito? Ma cosa hai capito? E allora? C'è stato... Sciocco, sei sciocco! Sei sciocco se fai così! Sei sciocco! C'è stato un mio amico carissimo, tra l'altro, che non voglio... Che c'è stato, mi ha detto che c'è stato, che tra l'altro non si è neanche trovato tanto bene perché... Che tra l'altro lui, questo mio amico carissimo, non si è trovato neanche tanto bene perché lei praticamente non l'ha neanche fatto spogliare nudo, no? Gli ha fatto togliere solo il cardigan e l'ha lasciato lì praticamente, non l'ha neanche... E lui, lui non si è trovato bene con questa Loredana. Mi dispiace, comunque io sarei qui per un altro problema. Certo, a me di questa Loredana proprio non me ne frega niente, te lo dico subito, non può fregarmene niente. Siccome però questo è un mio amico, me l'ha detto, no? Perché tra l'altro poi, questo qui, lì dalla Loredana, questo cardigan che era grigio con i rombi rossi, l'ha lasciato lì, Cosa c'è? Questo mio amico si è perso il cardigan, l'ha lasciato lì dalla Loredana, io non ci vedo mica niente di male, oh. E poi comunque è un cardigan che non si è più trovato. E beh, l'avrà perso. L'avrò perso, sì. No, perché quella sera lì, io l'ho visto che è andato dalla Loredana che aveva sul cardigan, no? E poi, cosa vuoi, mio amico, no? Potrò fargli un favore. Poi è tornato da Piazzale Loreto e non c'aveva più il cardigan. E io sono sicuro che da casa non c'è passato perché a casa c'è i muratori, lui, e quindi non c'è passato. Per un cardigan. No, ma non è per me, per il cardigan. È lui che insiste a dire di questo cardigan, diglielo, che sai. Dacci un taglio! Ma io ce l'ho dolta il taglio. Cosa, se te ti telefona un tuo amico tutti i giorni che ti dice che ha perso il cardigan, che tra l'altro costava 330.000 lire, che se ti dice queste cose qua che ha perso il cardigan, cosa gli dici? Ecco, piantala! Comunque lasciamo stare il cardigan, ce ne frega a me. Lei perché è qui? Lei ha perso qualcosa dalla Loredana? Scusi, no, io sono qui. Io sono qui perché vogliono chiudere la mia attività di protettore alla Malpensa. Lei fa il protettore alla Malpensa? Sì, le mie ragazze operano all'aeroporto Malpensa. Perché vogliono chiudere l'attività? Scusi, mi sembra una cosa utile. Scusi, con tutti i ritardi che ci sono negli aerei, così... Cosa vuoi? Veniamo a noi, che di questo cardigan io non ne voglio proprio più parlare. Comunque, che problemi ci sono a lavorare alla Malpensa? Il problema è che dove ho messo le mie protette non mi lasciano stare. E dove le ha messe le sue protette? Sulla pista. Come sulla pista? Scusi, io mi sono chiesto, qual è una strada asfaltata, no? Dove non c'è concorrenza e molto passaggio. E allora le ho distanziate l'una dall'altra, 500 metri, ognuna col suo bel falò. Scusi, ma lei allora è fuori di testa, lei è come minimo uno stolto, scusi. A parte il fatto che io non so come faccia un jet a fermarsi davanti a una zoccola, perché frenerà, piantatela, frenerà però magari va lungo. Io dico... Ecco, a parte questo fatto, però io dico, una volta contrattato il prezzo, io mi chiedo, come fa andare in camporella con un jet? Che lì negli aeroporti tu... Che lì negli aeroporti è tutto spiano, capisci? Tutta roba spiana, ha capito? Come fa? Io me lo spiego, ma io non so, io a uno come lei non so mica cosa chiedere. Ci sono domande tra il pubblico, per favore? Lei ha il pass? Sì, sì. Allora può fare la domanda.